Possiamo cominciare. L'Accademia dei 15 minuti su per giù è stata rispettata. Buongiorno a tutte e buongiorno anche a te. Bene, meglio. Un caro saluto a chi ci segue da casa, agli italiani all'estero. Benvenuti davvero. Mi fa molto piacere vedervi questa mattina. Cominciamo le nostre prossime 12 ore insieme, divise tra oggi e domani. Spero che siano divertenti per voi, almeno quanto lo saranno per me lo saranno certamente. Bene, mi chiamo Marco Cassisa, vengo da Biella, che è in Piemonte, e sono qui per parlarvi di fundraising. Perché sono qui per parlarvi di fundraising? Con che titoli? Ovviamente mi presento, non so se avremo tempo di presentarci tutti insieme, so che voi l'avete fatto tante volte per tante altre materie, so che la vostra provenienza di formazione, di interessi è variegata, quindi il gruppo è disomogeneo e questa è una grande fortuna. Io sono, laureato in scienze politiche, sono un giornalista, e da un anno e mezzo circa mi interesso di fundraising perché ho frequentato il master in fundraising dell'Università di Bologna, della sede di Forlì, che è l'unico meccanismo, diciamo, di formazione accademica su questo tema, e quindi, diciamo, ho cambiato orizzonte professionale e sto operando proprio in questo settore. Sono socio di ASIF, che è l'Associazione Italiana dei Fundraiser, quindi quando insegno, quelle volte che mi è già capitato, metto la mia spilletta di modo tale che sia perfettamente titolato a farlo, adesso sì. Bene, che cos'è il fundraising? Il fundraising è una materia ampia, diversificata, è un'attività professionale intensa, banalmente è la gentile arte di insegnare agli altri la gioia di donare. Questa è la definizione ufficiale di fundraising secondo Henry Rosso, che è il più importante teorico del fundraising, è americano ovviamente, e in questa frase ci sono già alcuni elementi. Intanto è un'arte, quindi si tratta di una disciplina, sì, ma non solo, è anche una questione che pertiene all'individuo, è anche una formazione individuale, è una disciplina che insegna agli altri, perché il fundraising senza un soggetto al quale rivolgersi non esiste, perché è la costruzione di un dialogo, è la costruzione di un rapporto, di una relazione. Quindi insegna agli altri la gioia di donare. Come si fa a insegnare la gioia? Insomma, è un elemento molto immateriale, e noi però cercheremo oggi di calarlo davvero nella realtà. La gioia di donare, perché donare non è da parte appunto di un altro soggetto, ma anche di noi stessi, non è solo un atto meccanico di apertura del portafoglio, ma è proprio un atto che fa succedere qualcosa a livello cerebrale, è un elemento di gioia della nostra vita. Quindi quello che mi hanno insegnato intanto è che per essere un buon fundraiser, essere bravo a raccogliere soldi, essere bravo a coinvolgere le persone nelle cause che uno rappresenta, bisogna essere dei donatori per prima cosa. Immagino che tra di voi qualcuno avrà già fatto delle donazioni in vita sua, senza, cioè, rendendosene conto ovviamente, ma senza magari ragionare così bene nel meccanismo. Ebbene, se andate ad approfondire il vostro stato d'animo, è assai probabile che dopo aver fatto una donazione, se il soggetto a cui avete donato vi ha trattato bene, ed è uno dei temi che andremo ad affrontare, probabilmente avete provato una sensazione di gioia. Ecco, io vi assicuro che questa cosa è possibile, non parlo perché sono un fricchettone, non parlo perché sono un esperto di New Age, ma perché davvero c'è gioia in tutto quello che io, i miei colleghi e tante persone in Italia e non solo facciamo nel nostro lavoro. Io mi occuperò principalmente di rappresentare il tema del fundraising collegato al mondo del non profit, ovviamente. Non so se... ecco, sì, si sente bene. Nel mondo del non profit. No, per non profit noi intendiamo sostanzialmente quell'ampia gamma di soggetti, associazioni, enti, fondazioni, eccetera, che hanno, per motivi di legge, appunto, l'obbligo di non reinvestire, insomma, i loro utili se non all'interno della stessa struttura. Questo però ci pone già di fronte a uno dei tanti temi che vedremo legati al pregiudizio,
che, nel non profit, che il non profit sia un mondo povero, obbligatoriamente povero. In realtà ciò non è vero. Il non profit è un settore produttivo del nostro paese che produce PIL robustamente, anzi, non solo fa delle cose, ma produce anche economie, e per questo ha necessità assoluta di professionalizzarsi al massimo. Lo sa già, è un po' più difficile far comprendere al contesto esterno che è un ampio settore dove la professionalità è davvero una delle cose tenute in prima considerazione. Io non assolvo il non profit nel suo insieme, ci sono ovviamente molti passi ancora da fare, però insomma è un mondo dove la professionalità è tenuta in grande, grande considerazione, e con questo abbiamo sistemato Striscia la Notizia e tutte le cose che fanno, non credo. Comunque, io sono entrato troppo dentro il tema, vi vedo attoniti, so che è mattino presto e allora comincerei. Vabbè, ah sì, insomma, quello che abbiamo visto prima è semplicemente un'ipotesi di titolo, perché in effetti non so che cosa andremo a dire insieme. E vi spiego anche perché, perché io sono qui solo per dare alcune dritte, ma la lezione la dovete fare voi. Preparati, eh? Your own collaborative place e fundraising uguale? Chi lo sa? Lo scopriremo fra 12 ore probabilmente. E non è detto che la risposta ci convinca del tutto, perché è un processo costantemente. E quindi magari questa risposta andrà modificata, andrà adattata. Ed è un esperimento didattico, perché io ho fatto lezioni di fundraising, sono davvero agli inizi. La mia prima lezione l'ho fatta qua, l'anno scorso, ed è un posto che mi è molto caro proprio per questo motivo. E poi successivamente ho avuto modo di insegnare fundraising a Torino in un master universitario, e quindi alcuni esperimenti didattici poco a poco li sto cercando di fare. A me piace tanto, mi piacciono tanto le regole, ma non perché io sia una persona quadrata, ma perché credo che aiutino quantomeno a essere contestate, che è già un bel punto di partenza, e poi aiutino a dare delle direttive, delle direttrici. Allora io ho pensato di darci delle regole da tenere in classe. Chi è? No? Magari? No? Chi è? Niente? Ok, lui è David Foster Wallace, è uno scrittore americano che si è suicidato. David Foster Wallace era un grandioso scrittore americano, davvero grandioso, ve lo assicuro. È stato insegnante, docente di letteratura all'università. E lui stesso scrisse delle regole da tenere in classe che io utilizzo molto volentieri con voi, le leggo perché sono quelle che mi piacerebbe a grandi linee provare a tenere durante le nostre prossime 12 ore. Regole da tenere in classe. È proibito, pertanto, astenersi dal formulare una domanda o esprimere un commento nel timore che sembri qualcosa di ovvio, di banale, di imperfetto o di stupido. Sono dannatamente serio quando dico che intendo creare in classe un'atmosfera nella quale chiunque si senta libero di chiedere o di parlare di qualsiasi cosa desideri. Pertanto, chiunque dovesse fare smorfie, ghignare, imitare una mitragliatrice puntata o un gesto di onanismo, ridacchiare, alzare gli occhi al cielo o ridicolizzare in qualsiasi modo possibile uno studente per aver formulato una domanda o un commento, sarà ripreso una prima volta in privato e la seconda volta sarà cacciato a pedate fuori dal corso, a prescindere dalla settimana nella quale ciò avverrà. Se poi il colpevole è un maschio, ce l'ho con te. Sono anche perfettamente in grado di trovarlo fuori dal campus e di menarlo, questo lo dice David Foster Wallace. In classe siete caldamente esortati a dissentire da quello che dicono gli altri e io stesso. E io stesso potrei unirmi a voi, purché si mantenga sempre un rispetto assoluto l'uno nei confronti degli altri, senza mai dimostrare disprezzo, maleducazione o violenza. Statisticamente ho assegnato i voti più alti a quegli studenti le cui letture, interpretazioni e opinioni sulla letteratura erano diverse dalle mie, a patto che detti studenti riuscissero a discuterne in modo interessante e a sostenere in modo plausibile le loro tesi. In altre parole, il corso di inglese 102 non è un corso scopriamo che cosa ne pensa il prof e ripetiamoglielo pari pari. Qui non si fa matematica e neppure fisica, non ci sono risposte giuste o sbagliate, anche se ci sono altre categorie per le risposte, quali interessante, sciocco, proficuo, sterile, plausibile, inammissibile.
Io sono molto molto d'accordo con questo approccio e credo che sia il più funzionale anche per le nostre lezioni di materia un po' stramba e bislacca. Insieme a quelle da tenere in classe ci sono delle regole che a me piace cercare sempre. Ho scoperto per caso che le cose che andremo a vedere adesso sono molto in linea con quello che vi ha detto, per esempio, Ruggero, che avete già conosciuto. Partendo da punti di vista assolutamente diversi, poi alla fine abbiamo trovato una sintesi comune. Quindi spero che non vi vengano nuove. Chi è? No, potevate selezionarli meglio, però. No? Questo è più difficile, in effetti. John Maeda, autore delle leggi della semplicità. Lo so, perché John Maeda lo si legge, ma raramente lo si vede in foto. Dio, non faccio commenti. Le leggi della semplicità è un assoluto caposaldo. Lui ha scritto questo libro pensando alla tecnologia e alle innovazioni, o meglio, al percorso progressivo che la tecnologia dovrebbe fare per raggiungere la funzionalità migliore. Lui è un tecnico, non è un filosofo, è un designer, ma anche nel senso che ragiona sul concetto, su quello che si direbbe concept, che è l'insieme delle questioni, non solo meccaniche e tecniche, ma anche di utilizzo e di rappresentazione. Insomma, questo libro meraviglioso, che vi invito a leggere, a compulsare se già non l'aveste fatto, dice, in sintesi, rappresenta queste 10 leggi che sono, come dicevo, applicate alla tecnologia, ma che noi serenamente potremmo applicare a qualunque ambito del nostro agire, del nostro ragionare, del nostro studio, ma anche della nostra attività quotidiana. E io le considero regole da cercare e poi magari seguire sempre. E ve le ho scritte. Le 10 leggi della semplicità. Mi piacerebbe anche qui, se c'è margine, che le commentassimo, però insomma. La prima regola dice riduci. Togli. Il modo più semplice per conseguire la semplicità è attraverso una riduzione ragionata. Lui fa l'esempio del telecomando. Il telecomando, se il mio videoregistratore, il mio prodotto tecnologico deve sostanzialmente fare una funzione, che è quella di riprodurre il DVD, mandare avanti i capitoli, eccetera, che senso ha che abbia 500.000 bottoni? Che io mi confondo? Io ho bisogno di quei 5 bottoni che mi servono e che so già saranno quelli utili. Gli altri è tutta plastica che cola. Così anche nelle cose che facciamo, nei progetti che immaginiamo, anche nelle elaborazioni, e lo vedremo, legate proprio al fundraising, alla pratica quotidiana di come si fa a mantenere un rapporto con i donatori, come si fa ad attivarlo, mantenerlo, coltivarlo, bisogna ridurre, bisogna cercare la strada semplice e lo vedremo ancora più avanti. Però ragionandoci, cioè non è che dobbiamo fare quelli che arrivano con la falce e tolgono perché comunque meno è bello. Organizza, l'organizzazione fa sì che un sistema composto da molti elementi appaia costituito da pochi. Questa cosa è assolutamente importante perché noi ci rivolgiamo al prossimo. Noi che siamo dentro i nostri processi ne vediamo tutte le singole parti e abbiamo la mente molto piena. Ma il prossimo non ha questo tempo e non ha questa facoltà di comprendere la complessità. Noi dobbiamo rendergli la vita un po' più semplice. Quindi dietro la complessità che noi conosciamo e padroneggiamo dobbiamo trovare le linee principali e organizzarle. Il tempo. I risparmi di tempo somigliano molto alla semplicità. Lo sappiamo benissimo, le nostre giornate sono strapiene, sono densissime e quindi quando abbiamo del tempo a disposizione è una manna. Bene, dobbiamo far sì che il nostro lavoro cerchi di ridurre al massimo lo spreco, fra virgolette, l'impiego di tempo futile. Dobbiamo lavorare sui risparmi. Per noi, ma anche per gli altri, dobbiamo far sì che gli altri impieghino meno tempo possibile a compiere il processo che a noi torna utile. Impara, la conoscenza rende tutto più semplice. Il semplice fatto che voi siate qui certifica la bontà di questa regola. Differenze. La semplicità e la complessità sono necessarie l'una all'altra. Esatto, non bisogna tagliare col falcione, bisogna tenere insieme le cose, però noi che siamo i più bravi di tutti sappiamo distinguere tra semplicità, complessità, miscelarle e capire quando una cosa insomma, è necessario raccontarla per quello che è di complesso, oppure quando è possibile semplificare molto. Going on, John Maeda. Contesto. Ciò che sta alla periferia della semplicità non è assolutamente periferico. Noi conosciamo la complessità delle cose, conosciamo che
C'è tutto un mondo intorno, come cantava Antonella Ruggero, e questo mondo per noi è assolutamente fondamentale, tanto quanto il centro. Dobbiamo stare attenti ai margini. I margini sono i luoghi dove succedono le cose. Buongiorno, Teresa. I margini sono i luoghi dove succedono le cose. E bisogna porre grande attenzione al margine, perché magari da lì c'è la svolta rispetto a una situazione di stallo, c'è il guizzo creativo che ci permette di andare avanti, di cambiare quelle cose che non funzionano. Quindi attenzione alla periferia. Emozioni, beh, meglio in più che in meno, come nella vita di tutti i giorni, a meno che non si è cardiopatici. Ma anche i cardiopatici apprezzeranno la regola. Fiducia, noi crediamo nella semplicità e ci affidiamo ad essa senza timore di sbagliare. Questa forse è la regola più hippie di tutte, però a me piace credere nella fiducia, a me piace essere ottimista e credo che applicandosi ai progetti, se non ci si mette un plus di ottimismo, non si superano certe situazioni. Quindi dobbiamo credere con tanta fiducia nella semplicità e nella possibilità di raggiungere la semplicità, che magari alle volte è davvero un obiettivo, un po' lontano, però dobbiamo crederci. E però il fallimento fa parte delle cose della vita e dobbiamo, quando capita di sbagliare, dobbiamo essere certi e tranquilli che tutto non si può semplificare e accettare il fallimento, perché il fallimento alle volte è parente stretto di quella periferia, perché dentro un errore c'è anche la sua possibile soluzione, c'è la possibilità di un ragionamento, c'è la possibilità di migliorare e cambiare le cose, però non dobbiamo deprimerci sostanzialmente. E si può sbagliare, tutti possono sbagliare, assolutamente accettare il fallimento e poi la regola che John Maeda mette per ultima, ma che in realtà le riassume tutte, e lui la chiama l'unica, the one. Semplicità è sottrarre l'ovvio e aggiungere il significativo. Come se fosse facile. Beh, ci proviamo però. L'importante è tenere ben presente che qualcosa da togliere c'è sempre. Nella scrittura diciamo, la scrittura del marketing, una regola abbastanza diffusa è quella che tu scrivi il tuo bravo testo per il marketing. Poi togli la metà delle parole e poi lo riscrivi da capo. Quindi su per giù un 50% delle cose che noi scriviamo è probabilmente sul versante dell'ovvio che sul versante del significativo. Ok? Quindi siamo a metà. Oh, iniziamo subito la nostra lezione. Putignano Piella, una fazza o una razza? Solo che purtroppo Biella è con la B. Puglia e Piemonte funziona meglio. Perché? Perché ragionando su come costruire la nostra lezione, mi sono venute in mente, in onore di Putignano e in onore della Puglia, mi sono venute in mente le 9 P del fundraising. Che sono queste? Progetto, pubblicità, perché, prospect, poi vi dico cos'è, permesso, proposte, praticità, prova dei fatti, prego. Il termine più difficile probabilmente è prospect. Prospect è un mezzo termine tecnico. I prospect sono i donatori che non sono ancora nostri effettivi donatori, ma sono potenziali donatori. Ok? Sono soggetti che hanno qualche cosa, qualche conoscenza della nostra causa, ma che non sono ancora effettivamente no nostri donatori. Allora, queste sono 9. Voi siete 2, 4, 6, 8. Allora facciamo così, cominciamo a dividerci in due gruppi da quattro, e allora passo la palla a voi. 15-20 minuti, scaldare cervello, ok? Scegliete, ogni gruppo scelga uno di questi termini e costruisca sostanzialmente un po' di ragionamento. Noi non sappiamo niente, io di voi e voi di quello che andrò a dire. Però dobbiamo cominciare a costruire un linguaggio comune, una comprensione comune. Scegliete uno di questi termini e ragionate insieme su una rappresentazione di questo tema, di queste suggestioni. Mi serve, ovviamente, che si parli, ragionando su questi termini, di fundraising, cioè dobbiamo parlare di denaro. Di fabbisogno economico, insomma, di denaro che ci serve per realizzare il progetto, e dobbiamo anche parlare di organizzazione del nostro progetto, di
rappresentazione al pubblico del nostro progetto. Quindi, ragionando su questi termini, dobbiamo sempre pensare che ci stiamo rivolgendo a una platea di potenziali sostenitori. Siamo in caccia, siamo alla ricerca di questi sostenitori. E quindi, in totale libertà, sulla pianura e prateria che ci si para davanti, cominciamo a tirar fuori un po' di suggestioni, un po' di spunti di ragionamento su questi termini. Il resto del nostro tempo sarà dedicato ad approfondire ciascuno di questi temi, che sono probabilmente sì i temi fondanti la teoria del fundraising, ma in realtà anche la sua pratica quotidiana. Io non vi porto regole, non vi porto numeri, non vi porto tecniche strettissimamente pratiche, perché non abbiamo il tempo per affrontarle seriamente, decentemente. Però volentieri in queste lezioni ho voluto portarvi degli spunti di ragionamento, perché così il fundraising si chiarisce meglio. Probabilmente nessuno di voi farà il fundraiser di professione, a meno che io non sia così bravo da farvi venire la passione. Io me lo auguro. Ma nel caso in cui comunque vi troviate di fronte a qualcuno che si occupa solo di quello, cioè di trovare risorse economiche, sostenitori, mantenere il rapporto con i sostenitori, promuovere la causa, il progetto, l'iniziativa che avete in animo per avere del sostegno, ebbene, voi che siete i responsabili probabilmente di questo progetto, l'avete ideato, lo praticamente realizzate giorno per giorno, dovete trovare una lingua comune con questo soggetto. Ecco perché una più che un'infarinatura di fundraising, secondo me, è assolutamente utile, perché funziona meglio questo dialogo, si è più efficaci, si è più rapidi e spediti. Ok, quindi dividetevi liberamente nei due gruppi da quattro. Ecco, se invece siete in imbarazzo e vi piacciono due temi, tre temi e vi stimolano, sceglietene pure più di uno. Se trovate dei collegamenti tra loro, rappresentateli. Sentitevi liberi. Scrivetemi che cosa significano per voi, date delle possibili definizioni, ma definizioni anche pratiche, insomma, di messa in pratica di questi contenuti. Ok? Bene. Ah, io sono sempre qua, non è che me ne vado. Are you ready? Ah, progetto. Qualcuno ha parlato di progetto? Qualcuno ha scelto il progetto? Ok, ne parlo io. Allora, il progetto, in maniera un po' controintuitiva per certi versi, ma partiamo proprio coi piedi nel piatto, come si usa dire. Partiamo dal progetto. Non è il progetto di fundraising. Attenzione, che al quale va dedicato un progetto a sé stante, perché bisogna calcolare il fabbisogno, bisogna suddividere le quote, bisogna capire come si fa a raggiungere determinate quote, bisogna capire, insomma, a chi chiedere, quanto, insomma. Ma qua partiamo proprio del progetto, della cosa che dobbiamo realizzare. Ciò che dobbiamo fare grazie anche al denaro, per forza. Allora, la questione di fondo è: perché la mia organizzazione, per fare fundraising, deve per forza avere un progetto da proporre? Cioè, a noi potrebbe bastare la causa, aiutare i bambini. Cioè, chi è che non darebbe denaro per aiutare i bambini? A ci picchia. E invece no. Invece c'è bisogno di un progetto, perché fuori da quella porta ci sono probabilmente 10-15 organizzazioni che si occupano dello stesso tema, e noi siamo in conflitto in qualche modo, in concorrenza come minimo, con tutte queste organizzazioni. Il mondo non profit è un mondo densissimo di concorrenza, e per vincere la concorrenza l'unica arma, oltre al modo di fare, ma collegata al modo di fare, è il nostro progetto. Il nostro progetto si deve distinguere da quello degli altri. E il nostro progetto, anche qui, non è costruiamo una scuola in Africa, perché di quelle 15, 12 costruiscono la scuola in Africa. Ma dobbiamo raffinare, migliorare, fare molta attenzione a qualificare il nostro progetto di scuola in Africa, faccio per dire, gioco facile con temi, insomma, che magari non sono propriamente i nostri temi in questa stanza, però per farmi capire, dobbiamo qualificare al meglio quel progetto di scuola in Africa, di modo tale da essere gli unici
e quindi incontrare dei donatori ai quali interessa sostenere proprio quel modo di fare lì, proprio quel piccolo aspetto della scuola in Africa. Quindi c'è una drammatica concorrenza. Nei progetti che ciascuno di voi rappresenta, probabilmente aspetti di concorrenza li potete avere già vissuti. Chi si occupa di educazione, chi si occupa di cultura, chi si occupa di arte. Tenere troppo generica la nostra attività è un rischio. È un rischio perché probabilmente noi abbiamo fatto i nostri conti, abbiamo fatto la nostra lettura dello scenario, conosciamo il nostro territorio di riferimento e sappiamo che bene o male siamo gli unici. Magari siamo anche i primi ad averci pensato, ma non possiamo pretendere che saremo sempre gli unici. Quindi prima iniziamo a qualificarci, prima entriamo in uno specifico tutto nostro, meglio è, assolutamente. La causa, i bambini, è il sogno, ovviamente, è la rappresentazione ideale del mondo per come piacerebbe tanto a noi. Il nostro progetto è l'azione sul campo. I nostri sostenitori potrebbero essere coinvolti dal sogno, ma se gli chiediamo un impegno, devono avere un'azione in cui entrare materialmente, fisicamente, impegnandosi come volontari, oppure delegando in qualche modo al passaggio di denaro, al sostegno economico, la loro azione sul campo. Non possiamo vendere sogni. Non possiamo proprio, non ci è permesso. Quindi ci servono soldi. Andare fuori e dire ci servono soldi non serve assolutamente a niente. A chi non servono soldi? Ci servono soldi per. Quello sì, quello dobbiamo dirlo e dobbiamo specificarlo nel modo più puntuale possibile, più denso di contenuti, più particolareggiato possibile per far capire ai nostri interlocutori che cosa facciamo. Quindi aggiungere sempre lo scopo, il per, che ripeto non è uno scopo ideale ma è uno scopo pratico e operativo. Il nostro progetto, aggiungo a quello che dicevo prima, oltre a parlare all'esterno, parla al nostro interno, ci identifica, ci qualifica. Siamo noi quel progetto lì, proprio quel progetto lì. E senza di noi, proprio quel progetto lì non sarebbe realizzato, perché è un nostro frutto di intelletto, di ragionamento. Quindi in qualche modo serve all'esterno, ma serve anche a costruire il nostro gruppo di lavoro, il nostro staff, tutti quelli che vogliono mettere proprio quella pietra proprio in quel punto, insomma, siamo noi. Allo stesso modo però, tutto questo, trovare le risorse, i soldi per, ha un costo. Cerchiamo soldi, dobbiamo spendere soldi. Perché il fundraising non è una roba che spunta un mattino e ci risolve il problema, non è il mago di Oz che arriva e ci fa trovare, no, una cassetta piena di denari. È un'attività, ed è un'attività che ha dei costi. Ovvio non parlo per me, che sono un possibile consulente di fundraising, ma parlo anche per le vostre organizzazioni. Non potete pensare a un budget per cercare soldi, ma per realizzare un progetto, senza considerare anche il costo del fundraising. Il costo di un progetto è formato dal costo... Sono io che faccio questo rumore, chiedo scusa. Ok, devo stare più fermino. Okay. Il costo per realizzare materialmente il progetto, comprare cose, pagare personale, coprire spese, più il costo del fundraising, che è un costo in termini di ore, probabilmente, della persona che se ne occupa, ma che è anche un costo materiale, produrre materiale, spedire posta, non so come dire, avere una linea telefonica. Insomma, i costi del fundraising devono immediatamente essere inseriti all'interno della progettazione complessiva. Non solo chiedere soldi ha un costo, ma anche ringraziare per le donazioni ricevute ha un costo. Dobbiamo considerare che tante azioni non possono essere fatte pro bono, sostanzialmente. Ma non perché siamo esosi e vogliamo guadagnare, costruirci la seconda casa o comprare la barca, ma perché materialmente per fare delle cose abbiamo bisogno assoluto di risorse, che spesso sono risorse più di tempo che economiche, però comunque ci sono e bisogna contarle.
La scelta fatta a priori dell'investire sul fundraising è in assoluto una scelta vincente, perché più risorse possiamo allocare sulla questione del fundraising, che, come vi dico, non è una parola magica, ma è una serie di attività quotidiane, alle volte anche ripetitive e noiose, che però tengono insieme la causa, continuano a motivare, producono risultato, e questo risultato si riverbera sul team che è legato, insomma, cavolo, faccio cose e ne ho dei risultati, dei riscontri. Tutte queste attività, più sono organizzate, più sono pensate come un investimento, perché è di questo che si tratta, più numerosi e migliori saranno tutti i progetti che potremo realizzare. Perché da un primo progetto che ha funzionato bene nella parte di raccolta, nella parte di realizzazione, nella parte di rendicontazione, meglio potremo pensare e fare progetti in futuro. Quindi prima partiamo, più il nostro sguardo si allunga, la nostra prospettiva, la nostra possibilità di portare avanti le iniziative si allungheranno. Sui successi si costruiscono i successi del futuro. Quindi davvero la logica dell'investimento a lungo termine è una logica che dobbiamo considerare appena possibile. Sicuramente qualcuno di voi, se non tutti, fa parte di associazioni, enti, soggetti che si occupano di progettazione, realizza cose, ci prova, insomma, con tutte le fatiche del caso. Allora, ci sono alcuni suggerimenti che io su questo punto del progetto vi posso dare. Ve li scrivo, ve li leggo così, giusto per avere anche qui spunti di ragionamento. Allora, subito, appena finito, dobbiamo pensare a una lista dei progetti che abbiamo già concluso, quelli che vogliamo organizzare, e vedere quanti sono, quanta carne abbiamo in ballo, quanta roba abbiamo in animo di fare. E a intuito quanti di progetti già realizzati sono stati realizzati grazie a contributi pubblici e quanti grazie a donazioni, sottoscrizioni, davvero fundraising da privati, da individui, non da enti o istituzioni. Cominciamo già a dividere il campo, perché gli enti e le istituzioni non dureranno tanto. O comunque non ci garantiranno un flusso di denaro costante. I bandi sì, li fanno, ma partecipano sempre più persone al bando ed è sempre più complicato partecipare ai bandi, perché comunque partecipare a un bando è un costo enorme in termini di tempo, di professionalità e di competenze. Allora, certi bandi vale la pena farli, ma non tutti, perché altrimenti le nostre associazioni diventano un progettificio. E non abbiamo più il tempo e il personale per realizzare materialmente le cose. Diventiamo un ente burocratico. Quindi dividiamo il campo. Quanti progetti abbiamo fatto solo con i contributi? Quanti li abbiamo fatti col sostegno delle persone? Così da capire come siamo messi. Diamoci un pochino più di tempo, una settimana, e cominciamo a ragionare inoltre. Quanto costa ciascuno dei progetti che abbiamo in ballo o che abbiamo realizzato? E tutti insieme, cioè l'intero budget di un anno di progettazione, quant'è? Quanto muoviamo? Quanto pesiamo dal punto di vista economico? Giusto per capire un po' di che forza siamo. E quali elementi dei progetti ci rendono diversi e unici, aggiungo io, dalle altre organizzazioni a noi simili nel nostro territorio di riferimento e che hanno magari una causa simile. In cosa ci distinguiamo? Quali sono i nostri punti esclusivi? Intanto capiamo quali sono. E poi lavoriamo per potenziarli. O se non ce ne sono, cerchiamone. O se ce ne sono troppi, io non dico che sia mai troppo, però valutiamo se avere tutte queste attività diversificate non ci costi troppo. Non è un eccesso. Dobbiamo sempre pensare a John Maeda e alla sua leggerezza, comunque. Semplifichiamo la vita a noi stessi e agli altri. La stessa organizzazione fa 50 cose molto diverse tra loro. Magari le fa anche tutte bene. Però dov'è l'identità? Noi le abbiamo fatte perché c'erano spazi liberi, ci siamo occupati, io so, di associazioni che gestiscono un bar, poi fanno corsi per bambini, poi fanno magari l'università della terza età, organizzano gite turistiche. Cioè, va tutto bene, però chi sei? Ti guardi allo specchio e cosa vedi? Una roba, un caleidoscopio costante. Quello non è tanto funzionale. Ci prendiamo ancora un po' di tempo, arriviamo al mese. Nel mese prossimo approfondiamo il ragionamento e diciamo come possiamo comunicare all'esterno, quindi ai potenziali donatori e
e a quelli che ancora adesso, che solo noi siamo in grado di costruire quell'ospedale in quel modo, che solo noi siamo quelli capaci e che abbiamo pensato a quel tipo di progetto specifico. Come riusciamo a dirglielo? In che modo? Fotografie, testi, una conferenza. Pensiamo al modo in cui comunicare la nostra specificità assoluta. E poi una frase brevissima, semplice, immediata, che riassume il nostro modo di operare. Ci abbiamo mai pensato al nostro slogan? Ma davvero una roba sintetica, ben fatta. Proviamo a pensare anche a questo. Ci qualifica, ci identifica, con una frase sola. Può tornare utile. E poi parliamo di soldi a questo punto. I costi. Quanto incide il costo del fundraising, cioè la ricerca di sostenitori privati, sul lordo dell'intero progetto? In che percentuale noi spendiamo per raccogliere soldi rispetto al progetto? Un progetto da 50.000 euro complessivi, ne spendiamo la metà per raccogliere soldi? Ne spendiamo un terzo? Meglio. Ne spendiamo il 15%? Super meglio. Ok? Ragioniamo in queste grandi categorie. E però poniamoci anche una domanda di prospettiva. Se avessimo avuto più soldi, avremmo fatto meglio? Oppure no? Perché qualche volta i soldi che abbiamo davvero ci bastano. Non c'è bisogno di avere il terrore di raccogliere. Perché magari davvero il nostro fabbisogno è perfettamente calcolato, perfettamente sufficiente a realizzare il progetto. Anche una logica di sufficienza ha il suo valore in questi casi. E poi l'ultimo ragionamento che dobbiamo fare sul progetto, sempre in prospettiva, è qual è il progetto su cui puntare, no? Su che cosa concentriamo tutte le nostre future energie? Perché deve esserci il progetto grosso, principale, sul quale convogliare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Ed è utile questo singolo progetto a tutti gli scopi che abbiamo rappresentato, sia per rafforzare la nostra immagine, qualificare quella specifica caratteristica nostra o quelle specifiche caratteristiche nostre, quindi insieme è il progetto sul quale investire le maggiori risorse di fundraising, perché è proprio il nostro cuore, almeno per il futuro. Abbastanza chiaro, su per giù, vi ritrovate nella vita di tutti i giorni, perché ho capito che voi, intanto che ascoltate me, dovete purtroppo fare tutto il ragionamento per calare nella vostra quotidianità queste idee. Vi ritrovate qualcosa di simile? Ditemele poi, le vostre perplessità, i vostri problemi. Io qui faccio anche consulenze gratis, non so se funzionano, però sono a disposizione. Ok. Ecco appunto, i costi del fundraising sono i costi netti più, cioè i costi complessivi sono i costi netti più quelli del fundraising. Pubblicità, chi ha parlato di pubblicità? Chi ha ragionato sulla pubblicità? Nobody. Boh, avrei pensato invece di più, bene, ottimo, così parlo io e mi secca la gola, bravi, bravi, bravi. Allora, pubblicità è duplice come concetto. Perché da un lato è raccontare qualcosa, e insieme al racconto, l'altro lato, l'altra faccia della medaglia è rendere pubblico, che è proprio l'etimo della pubblicità. In questo senso, quindi, noi dobbiamo sempre, come prima, guardarci dentro e guardare fuori da noi. Dobbiamo ragionare sulla nostra realtà, su cosa facciamo, su chi siamo, e poi, o insieme, andare fuori a dirlo e raccontarlo. Qui c'è un concetto fondamentale del fundraising, che è le persone donano a persone. Nessuno dona a un progetto, nessuno dona così alla pace nel mondo. Sì, vabbè, qualcuno, però per mantenere saldo quel rapporto ci vogliono le persone, ci volete voi e ci vogliamo tutti noi, cioè le persone. Fuori da qui donano a me, perché sono io, perché mi conoscono, perché rappresento qualcosa, ma a me. Non donano a Sepik. Cioè,
Avete messo una cassetta, per esempio, come in chiesa, per donare proprio alle mura, per mettere la moneta dentro il muro, senza che il contatto umano... Ecco, vedi, meglio, giusto. No, vabbè. Per esempio, faccio anche qui, scelgo la via facile, parliamo per esempio di cooperazione internazionale. È più importante costruire un pozzo o è più importante che il piccolo Paco possa bere acqua pulita? Paco, un nome qualunque, il piccolo XY, ok? Cioè, la differenza alla fine sta tutta lì. Ci sono quelli che si presentano, noi siamo quelli che facciamo i pozzi, e poi ci sono quelli che dicono, questo è il bambino che adesso beve dell'acqua pulita e non ha più il rischio di prendersi il colera. Le cose, alla fine, meccanicamente è la stessa cosa. Però la pubblicità, il meccanismo del racconto è differente. Non è solo una questione di punti di vista, è proprio una questione di come intendiamo qualificare la nostra azione. In un caso, il nostro beneficiario resta sullo sfondo ed è in primo piano l'oggetto pesante, il pozzo che noi costruiamo, il lavoro, eccetera, le competenze tecniche, tutte cose sacrosante. Dall'altro lato, invece, abbiamo il beneficiario in primissimo piano, l'ultimo destinatario di tutto il meccanismo che abbiamo messo in campo. Il bambino che può bere l'acqua pulita. Cominciamo a ragionare che se c'è una persona nella nostra causa è meglio, perché le persone donano a persone. E per nostro tramite quella moneta arriva sotto forma di bicchiere di acqua pulita al bambino, la moneta che chiediamo fuori da qui. In questo senso, quindi, fuori da noi ci sono i beneficiari, ma dentro di noi ci sono le persone, quindi raccontarci e anche raccontare chi siamo oltre a cosa facciamo. Abbiamo tutti dei nomi, dei cognomi, dei ruoli, delle competenze, usiamole. Rappresentiamo all'esterno la nostra organizzazione come un gruppo di persone che sono qualcosa, che fanno qualcosa, che hanno competenze. Mettiamoci in gioco. Non nascondiamoci dietro il nome, dietro la sigla, dietro la causa, ma diciamo con orgoglio, io sono questo, questo e quest'altro e porto avanti questa causa. Perché questo aiuta moltissimo a farci riconoscere, a essere considerati, comunque essere visti occhi negli occhi e questa cosa porta beneficio, senza alcun dubbio. La gente è più disposta a donare, c'è poco da fare. Non so neanche dirvi se è matematico, è naturale forse. Ecco. Sia i donatori che già credono nella nostra organizzazione, sia quelli che domani arriveranno perché li stiamo cercando o perché loro non aspettano altro che essere trovati, perché anche questo è suggestivo ed è vero. C'è un sacco di gente là fuori che non aspetta altro che essere trovata da noi, che non aspetta altro che qualcuno di noi gli vada a raccontare che cosa facciamo e chi siamo, probabilmente. Tutti questi donano più volentieri alle persone piuttosto che all'organizzazione in quanto tale. E allora per fare questo di che cosa abbiamo bisogno? Diranno i miei piccoli lettori, come scriveva Collodi nel Pinocchio. Abbiamo bisogno di una storia. E in una storia c'è un eroe, c'è una sfida, c'è un nemico, c'è il superamento della difficoltà e c'è una conclusione. Che a noi piace tanto sia il lieto fine, ovviamente. Allora ve ne leggo una. Questa anche qui, gioco facile, cerco di giocare più facile possibile per essere più comprensibile. Chiaro che ciascuna causa, ciascun progetto, ciascuna iniziativa ha le sue caratteristiche, i suoi punti di forza di raccontabilità, narrabilità, non so come dire. Però sta a voi trovare il punto forte, il modo di raccontarla per bene. Io ne ho scelta una, facilissima per certi versi, che è questa qua. Non è neanche troppo raffinata, come scrittura, è raffinata nel senso che ci sono tutti gli elementi. Giacomo è rimasto paralizzato a un braccio e a una gamba dopo un incidente. Voleva tornare a gareggiare in barca a vela e vincere le gare come faceva una volta. C'è un eroe, c'è una sfida. C'è un nemico, l'incidente, ma le barche a vela
Sono fatte per chi ha tutti gli arti funzionanti e non per una persona disabile. Giacomo non demorde, l'eroe. Compie la sua sfida e si allena per 2 anni ogni santo giorno a fianco di allenatori disabili e anche normodotati dell'associazione Paralympics Sea Team. E si allena per imparare a fare con un braccio e una gamba soli tutto quello che faceva prima dell'incidente. Alla regata estiva, siamo qui, la barca di Giacomo arriva terza e quando scende dalla barca tutti lo acclamano. Giacomo, il campione, è tornato. Si muove qualcosina a sentire una storia così, che è vera, peraltro, cioè potrebbe essere vera. E bisogna raccontarla nel modo giusto per muovere, non a compassione, perché non stiamo cercando la compassione della gente, stiamo cercando persone, ma lo vedremo dopo perché siamo ancora in una fase preliminare, stiamo cercando persone che salgano in barca con Giacomo. Stiamo cercando altri eroi che si affianchino al nostro eroe per vincere la sfida, per combattere il drago, per salvare la principessa. Noi non stiamo cercando l'elemosina, non stiamo cercando la compassione, ripeto, delle persone, ma stiamo cercando eroi, persone che col loro sostegno su questo progetto, su Giacomo, su questa persona, possano incidere, facendo qualcosa. Anche lì non gli vendiamo un sogno, ma gli vendiamo la possibilità di fare qualcosa di concreto e insieme, e anche questo lo vedremo dopo, di essere ricordati nel tempo per questo impegno materiale che ci hanno messo. Ok? Dentro la nostra organizzazione c'è un giacimento inestimabile e robusto di storie come questa. Senza ombra di dubbio, basta andarle a cercare. E non bisogna neanche essere dei bravi scrittori, perché le storie alla fine vengono da sole, solo che magari non ci abbiamo mai pensato, perché eravamo tanto tanto impegnati a far quadrare i conti, a vedere che ne so, a ricevere l'appuntamento, a telefonate, cose, tutte cose molto importanti. Però se dobbiamo cercare fondi, dobbiamo usare le storie, ma anche le nostre, anche raccontare qualcosa di noi. Perché? Perché molte organizzazioni, non so le vostre, ma molte organizzazioni, hanno questa chiusura a dire non diciamo niente fuori perché sono fatti nostri. Sono gelosi delle loro storie, sono convinti che queste storie abbiano, come dire, di ledere la privacy, no? Questo strano tema della privacy che ciascuno interpreta come vuole e soprattutto lo usa come paravento per un po' di timidezza e indecisione e scarsa fiducia nei propri mezzi, secondo me, anche. Bisogna avere coraggio e fiducia nei mezzi. Purtroppo la sfida è, non so come si dice, in sistema binario, a somma zero si dice. O ti racconti o perdi. Non c'è un'altra via. O scegli di raccontarti, o apri la scatola delle tue storie, organizzazione, oppure perdi. State. In questo senso, raccontare le storie è anche il meccanismo per essere trasparenti, per diventare di vetro, non so come dire, per far sì che chi c'è fuori ci veda davvero, ci conosca al meglio possibile. Lo dobbiamo ai sostenitori, la trasparenza, perché fuori è pieno di concorrenti che sono un po' più opachi di noi e quindi un nostro punto di forza dovrebbe essere la trasparenza. Lo dobbiamo al loro sostegno, ai loro denari, ma appunto lo dobbiamo sempre di più perché è l'unico modo per essere credibili, perché noi raccontiamo delle storie vere. Possiamo discutere sul romanzate o meno, quella è una questione di stili di scrittura, però la storia deve essere vera. E ne abbiamo a decine. Non abbiamo paura di raccontare le storie. Nella piccola organizzazione in cui ho lavorato e sto ancora lavorando, una delle, si occupa di malati di Parkinson. Allora, io come l'ho interpretato questo discorso delle storie? L'ho interpretato così: loro avevano una meravigliosa brochure di pieghevole a tre ante di presentazione
delle loro attività. È un'attività complessa quella legata al Parkinson, perché è una malattia brutta, complicata, difficile da affrontare. E loro hanno la fortuna di avere una simbologia forte, che è il fiore del tulipano, che è il simbolo internazionale della malattia di Parkinson. Un floricoltore olandese malato di Parkinson ha selezionato negli anni, mi pare, 70, un tulipano particolare che ha dedicato al dottor Parkinson. Quindi è stato preso dall'Associazione Mondiale del Parkinson il tulipano Parkinson, che è un rosso particolare col bordino cremisi, insomma. Quindi c'è un legame molto forte, simbologicamente ma anche contenutisticamente fortissimo, tra questo fiore e l'associazione, tutte le associazioni Parkinson. Allora, questa brochure, nella versione che avevano loro, aveva il nome, il logo, è un meraviglioso tulipano in filigrana. Tu la prendevi, leggevi amici parkinsoniani biellesi, vedevi il loro bel logo e vedevi questo fiore. E io ho detto, bene, ma noi vendiamo fiori? Cioè, l'attività principale dell'associazione è la floricoltura, che magari ha aspetti terapeutici e curativi, non lo so. E giustamente mi hanno detto no. E loro ho detto, ok, allora secondo me c'è qualcosa da fare meglio. Poi aprivi e avevi tante belle cose scritte molto bene, sintetiche, chiare, leggibili, leggere, secondo Gian, tutto perfetto. Però anche qui c'erano tanti bei tulipani in filigrana. E ho detto, ragazzi, non la trovo così efficace, intanto perché la gente apre e deve leggere. Non è detto che tutti abbiano tempo e voglia di farlo, dobbiamo dargli qualche cosa, dobbiamo raccontare qualche storia. E allora ditemi, ho chiesto ai membri dell'associazione, io ho un'idea, ma ditemi la vostra, vediamo se coincidono. Chi sono gli eroi che operano qua dentro? E allora abbiamo identificato tre tipologie di soggetti. Il malato di Parkinson, il volontario dell'associazione e il caregiver. Caregiver è il parente di solito, il parente più stretto, più prossimo, il prestatore di cura che aiuta e supporta la persona nella malattia. Ok, allora abbiamo tre eroi, fantastico, usiamoli. E allora ho fatto fare tre fotografie a tre persone vere, a un malato di Parkinson, socio dell'associazione, alla moglie di un altro malato di Parkinson e a una ragazza che fa la volontaria da noi. Li ho fatti fotografare e le loro belle facce, su sfondo vero, floreale, sono diventati la copertina di quel pieghevole. E per ciascuno ho scritto il nome, l'età e malato di Parkinson, oppure caregiver, oppure volontario. E abbiamo deciso insieme di aggiungere uno slogan, oltre al logo e al nome. Io Parkinsono, e tu? Che è anche un gioco di ingaggio per il potenziale sostenitore e lettore. Insomma, non so se questo fatto abbia fatto raccogliere più soldi, però sono sicuro del fatto che la tiratura che abbiamo fatto dei volantini è andata via nella metà del tempo che l'altra. Perché vedere una faccia alle persone a cui viene distribuito, alle persone che vengono, piace di più. E anche quel punto di domanda, anche quell'interrogativo che si lancia verso il prossimo, funziona un po' di più, ti ingaggia un po' di più. Poi all'interno ho messo anche delle fotografie di quello che succedeva dentro l'associazione. Le attività, le mani delle persone, gli spazi, i locali, eccetera. Insomma, ho trovato un eroe, non ho raccontato per intero la storia, ma ho cominciato a far capire che c'è una storia dentro quell'associazione lì. Le ho chiamata per nome, le ho chiamate per nome le persone, gli ho dato il ruolo definito. Insomma, un piccolo modo di interpretare l'idea della pubblicità, di rendere pubblico, di aprire trasparenza per quello che facciamo e quello che siamo, io in quel caso lì, per esempio, l'ho inteso in questo modo. Vi torna? Su per giù? Quindi, non sono fatti nostri, non esiste. Cioè, sono fatti nostri, non li raccontiamo fuori, non esiste, non deve esistere. È perdente, completamente perdente. Anche qui, qualche suggerimento è compito a casa, allora, per interpretare al meglio il tema del raccontare insieme a rendere pubblico. Ragioniamo per un po' su come ci presentiamo, attraverso i materiali, attraverso, insomma, cosa usiamo per dire chi siamo fuori? Un semplice logo?
una frase, un nome. Il nome significa qualcosa? È solo evocativo, ma ha bisogno di essere spiegato? È una sigla con un acrostico coi puntini assolutamente incomprensibile? Io adesso non voglio dire, davvero senza offesa, so che ci vedono da casa, meritoria onlus eccezionale, però purtroppo il centro aiuto alla famiglia, che mi pare sia a Brescia, ha scelto l'acrostico del suo nome e sul sito e in tutti i materiali è Cafonlus. E Cafonlus non funziona benissimo, purtroppo. Non funziona benissimo. Centro aiuto alla famiglia. Perché no? Perché era troppo lungo, forse? Non lo so. Però anche lì, come ci presentiamo all'esterno? Funziona? Non funziona? Dice qualcosa davvero di noi? Oppure è uno schermo, una sigla, tipo il nome di un fiume che nessuno sa dov'è, che noi usiamo per nasconderci? Quindi, come si presenta la nostra organizzazione? Nei materiali di comunicazione usiamo ancora, per esempio, l'articolo del nostro statuto per dire chi siamo? L'organizzazione si occupa, i soci sono, cioè, no. Basta articoli di statuto. Serve lo statuto, fondamentale, ma non usiamolo per fare comunicazione. È brutto, non si capisce. E quindi mettiamo mano alla miniera di storie che la nostra organizzazione contiene e usiamone, cominciamo da una, iniziamo a usarla come il nostro vessillo per raccontare chi siamo, subito, immediatamente. E appena iniziamo con una, a catena tutte le altre seguiranno. Prendiamoci un pochino più di tempo, usiamo una settimana, un po' di tempo in più, e ragioniamo in termini sempre di comunicazione, ma noi non siamo esperti di comunicazione, però noi siamo quelli che fanno vivere queste organizzazioni, quindi non è necessario la competenza assoluta. Lo capiamo se una cosa funziona oppure no. E se magari non riusciamo a trovare la quaglia, tra i nostri amici, qualcuno che ne capisce un po' di comunicazione, lo troviamo sicuramente. E gli poniamo queste domande. Le zone d'ombra nella comunicazione della nostra organizzazione, quali sono? Riusciamo a dire tutto quello che facciamo? Oppure siamo tutti carichi da un lato e teniamo appunto in ombra alcuni aspetti? Cerchiamo di mettere in luce tutto. E poi al limite scegliamo. Ma meglio avere il tavolo pieno di roba tra cui scegliere che avere poco. Quindi cosa non si vede? Ad esempio, ci sono luoghi inaccessibili, ci sono aspetti della nostra organizzazione che il direttivo, qualcuno, non vuole assolutamente vengano affrontati. Lì c'è un problema. Andiamo a capire perché e dobbiamo assolutamente tirar fuori, convertire quella chiusura in un'apertura, dimostrando che non si può fare altrimenti. La trasparenza. E a questo punto ragioniamo anche fuori da quella porta. Leggiamo, consultiamo la comunicazione di tutte le altre organizzazioni che magari sono nostre affini competitor, ok? Come parlano loro? Come raccontano loro? Che cosa dicono? E andiamo di paragone, andiamo di confronto, vediamo dove migliorare anche grazie al confronto, ripeto. Chi è più trasparente tra noi e loro? Chi è più di vetro? Pensiamoci, ragioniamo, analizziamo i materiali. E se c'è un donatore e deve scegliere tra me e un altro, di chi può fidarsi di più? Dobbiamo pensare a questa roba qua, dobbiamo metterci assolutamente nei panni degli altri. Lo vedremo tante volte, siamo chiamati a questo doppio ruolo di immedesimarsi nel potenziale pubblico, nei prospect, diciamo, e cercare di sganciarsi da tutta l'immersione in cui siamo, perché noi dentro l'organizzazione siamo tutto, capiamo tutto, sappiamo tutto, a tal punto che non riusciamo mai a guardarci da fuori. E dobbiamo in questi casi fare questo sforzo. Se non ci riusciamo, chiediamo a qualcuno di farlo. Chiediamo a una persona che non conosce l'organizzazione, ma un nostro amico, e diciamo allora, te, al di là del fatto che ci sono io dentro, ma leggendo ste due brochure, chi è che ti acchiappa di più? A chi daresti il tuo sostegno? Prendiamoci ancora un po' più di tempo, arriviamo a un percorso più lunghetto di un mese e dobbiamo parlare in maniera schietta ma ferma al consiglio d'amministrazione e dire: signori, abbiamo un problema di comunicazione. È probabile che ci sia.
non è sicuro, magari qualcuno è molto bravo, ma se c'è dobbiamo dirlo in maniera chiara e netta, portando gli esempi concreti grazie al nostro lavoro precedente. Ad esempio, i miei parkinsoniani. Perché parliamo di fiori e non dei parkinsoniani e dei suoi? Perché parliamo di cose e non parliamo di persone? C'è un motivo? Oppure è semplicemente una scelta estetica? Beh, in questo caso le scelte estetiche mettiamole per un attimo da parte, perché stiamo parlando di una cosa un po' più grossa, ok? Ci sono decisioni strategiche, appunto, nella scelta, oppure è solo il caso che ha portato a mettere un tulipano piuttosto che? Nel nostro caso c'era un pochino di resistenza legata alle persone, perché per quanto l'associazione volesse combattere lo stigma della malattia, perché insomma il malato di Parkinson, una persona che insomma non si muove bene, in società non sta bene, c'era un pochino di pudore, corretto, assolutamente sacrosanto, però noi stiamo facendo dell'altro, dobbiamo invece far capire che cos'è, per vincere quello stigma che viene dall'esterno. Il pudore è giusto, ma non dobbiamo, per eccesso di pudore, andare in linea con quelli che vorrebbero il malato nascosto. Quindi ribaltiamo un po' il campo. C'era un'idea dietro, non era fatto a caso, però con un po' di lavoro siamo riusciti a vincere questa ritrosia. Siamo sicuri che comunicare così sia adeguato se vogliamo fare fundraising, che poi è il motivo a fondo di tutto questo? Le resistenze a parlare di persone, ragioniamo se superarle ci porta vantaggi e perché invece stiamo evitando di farlo e perché stiamo tenendo chiuse alcune porte agli sguardi esterni. Ok? In sintesi. Well, dunque sono le 11, io penso che potremmo fare una pausa questa mattina, vero? Ne avete il bisogno? La facciamo adesso o andiamo avanti con il terzo tema, che è quello del perché? Qualcuno ha fatto il perché? Tutti e due avete fatto il perché? Ma che bello! Ma il perché è il cuore della questione. Voi avete sbirciato gli appunti, evidentemente. Allora facciamo così. Facciamo così. Vi va? Facciamo 5 minuti di pausa, così poi arrembanti e carichi ci raccontiamo i perché. Ok, allez, pausa.